Ciao, buona domenica, come state? Per voi è una bellissima domenica di gioia perché state guardando questo video, per me è lunedì e ho appena finito di allenarmi, tra l'altro con un sacco di complementari per le gambe. Oggi parleremo dei miei test AMRAP al 90% del massimale. Perché? Perché l'ultima volta che ho parlato dei miei test avete apprezzato molto il video e quindi ve lo ripropongo. Vi ripropongo i miei test, vi racconto un pochino come sono andati, vi racconto un po', del mio allenamento, di come mi sto allenando in questo periodo, anche se in parte grazie ai video precedenti che se non li avete visti male andateli a recuperare. E quindi oggi parliamo dei miei ultimi test, che tra l'altro sono finiti oggi. Oggi ho fatto l'ultimo test. Tra l'altro la cosa più divertente di questi test sono state proprio le reazioni che ho avuto alla fine. Culo. Questo perché? Perché è facile trattenersi quando si fanno dei test in palestra, ma siccome io ero a casa e tra l'altro non c'era nemmeno Luca in nessuno dei tre test, le reazioni fanno molto molto ridere. Non le ho messe in nessun social perché appunto voglio farvele vedere alla fine del video, quindi rimanete fino alla fine perché saranno davvero molto molto divertenti. Ultima parentesi prima di iniziare. Molto molto probabilmente il prossimo video sarà una nuova serie che parlerà del mio percorso in palestra. Inizierà addirittura da prima che ho avuto i miei inizi in palestra. Sto ancora un attimo pensando a come organizzarlo, però iscrivetevi, mi raccomando, al canale per non perdervi questa serie. Tra l'altro ancora aspetto dei suggerimenti su come chiamare la serie, quindi se ti va, fammi sapere come potrei chiamarla in descrizione. Io direi di partire in fila con i test che ho fatto, perché altrimenti rischierei di perdermi. Quindi non parlerò di squat panca stacco, ma li ho fatti in squat stacco panca. Oggi ho fatto la panca. Partiamo dallo squat, che tra l'altro è quello che mi ha dato più soddisfazione in questo test. È stato non inaspettato, però sono stata molto soddisfatta. Avevo dei test, come dicevo, al 90%. Il 90% era 130, tra l'altro, di un carico che effettivamente non ho mai chiuso, perché non sto calcolando le percentuali su 142,5, che è il carico maggiore che ho fatto, che ho chiuso in gara due volte, ma su 145, quindi leggermente di più. Questi 130 sono stati veramente facili, cioè ovviamente andava a cedimento, però non mi aspettavo sicuramente di chiudere ben 5 ripetizioni al 90% di un carico che non ho mai fatto. Questo ovviamente a livello di carichi adesso da calcolare mi rendono molto molto felice perché se effettivamente sarà all'incirca come dicono i numeri, potrei avere più di 150 kg e per me già chiudere 150 kg sarebbe davvero un grande, grande traguardo. E quindi passiamo alla seconda alzata, cioè lo stacco. Tra l'altro, contestualizziamo. Io vengo da un lungo periodo di accumulo è durato molti blocchi e questo è il primo periodo di intensificazione dopo la gara che ho fatto inizio dicembre. Quindi provengo da un periodo molto aspecifico, ok, rispetto a un periodo vicino alla gara. Detto questo, passiamo allo stacco da terra, la seconda alzata che ho fatto. Lo squat l'ho fatto lunedì scorso, precisamente una settimana fa rispetto a quando sto registrando il video, mentre lo stacco da terra l'ho fatto il giovedì. Il giovedì, che per voi sarà giovedì scorso praticamente, fatto tra l'altro in un allenamento in cui ero abbastanza di fretta, purtroppo. Il carico che ho utilizzato è 157,5 kg di 175. Questo lo sto veramente calcolando su un massimale che ho effettivamente fatto. Onestamente, nello stacco mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più perché nello scorso blocco, nella scorsa programmazione, avevo i test all'80% e ho chiuso 14 ripetizioni con 140, quindi capite che mi aspettavo un po' di più da 157,5 kg. E questo test mi ha fatto anche venire un pochino di rabbia perché appunto se guardate il video che appunto vi lascerò lateralmente, la quarta ripetizione non era poi così grindata. E cosa è successo? È successo che nella quinta non so se ho spinto di più con un piede. Magari avevo riappoggiato male il bilanciere alla ripetizione prima e quindi ero un po' storta, però sta di fatto che mi si è alzato solo da un lato, mi si è spostato il bilanciere lateralmente e da un lato si è staccato di più, da una parte meno e ho lasciato. Non so grindare, lo so, sto lavorando anche su questo,
dispiace, soprattutto per me, non per voi, perché so che comunque voi sarete felici di questo mio PR, nonostante tutto. Spero che questi 180 kg finalmente saranno vicini, così potrò iniziare un nuovo road to, e quindi con un po' di amarezza, ma comunque PR. Ovviamente era PR anche lo squat, tantissimo poi. Non so quante ripetizioni ho mai chiuso con 130, ma sicuramente non più di 3-4 ripetizioni. Passiamo all'ultima alzata, cioè la panca piana, che ho fatto appunto poco fa, ed è quella che mi ha lasciato più amarezza. E ora vi racconto perché. Ho utilizzato come carico 90% 75 kg. Anche in questo caso ho utilizzato un massimale leggermente superiore a quello che ho chiuso, cioè 80 kg, che avevo comunque chiuso facili anche in gara, ma effettivamente 82 kg e mezzo non li ho mai fatti. Quindi come percentuale veniva 74 e qualcosa, e quindi ho messo 75 ovviamente, e purtroppo qua ho chiuso solamente 3 ripetizioni. L'unica alzata in cui non ho fatto PR, perché ho già chiuso 3 ripetizioni con 75 kg. Contestualizziamo. L'ultima volta che ho chiuso 3 ripetizioni con 75 kg era molto più vicino alla gara. Facevo più panche, perché effettivamente facevo 4 panche a settimana, ora ne sto facendo 3. Ovviamente sono in fase di off season, quindi ci sta, va benissimo. Mi aspettavo di più perché nelle ultime settimane, soprattutto in accumulo, la sentivo molto bene la panca piana, però ci sta, magari non era aggiornata, magari tutta la muscolazione che sto facendo ha un po' influito su questo, il fatto di lavorare in maniera un po' meno specifica ha influito. Non siamo qua per parlare di programmazione e periodizzazione, sta di fatto che comunque ho pareggiato il mio PR, perché non ho mai chiuso più di 3 ripetizioni con 75 kg. Quindi, nonostante tutto, sono contenta, anche se con un po' di amarezza, perché volevo chiudere 5 ripetizioni con 75. Cioè, ho chiuso 5 ripetizioni con 130 di squat, non le chiudo 5 con 75 di panca? E quindi per questo ci sono rimasta un po' così. Perché mediamente, per chi mi conosce, guarda un po' dei miei video, lo sa, solitamente nei test l'alzata in cui performo di più è lo stacco da terra, mentre lo squat e la panca un po' meno. E solitamente quella che fa un po' più schifo è proprio lo squat. Però comunque sono contenta. Resta di fatto che non so quando farò la prossima gara. Spero che comunque questo video, in cui vi racconto un pochino i miei test AMRAP, vi sia piaciuto. Vi ricordo di restare aggiornati, perché appunto inizierà questo nuovo format, ci saranno anche nuovi video allenamento, e fatemi sapere nei commenti secondo voi quanto chiuderò ai prossimi test più vicini ai massimali, che non so quando saranno, sicuramente non vicini ma tra qualche mese, spero. E adesso vi lascio alla parte più bella, cioè le reazioni ai miei test. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché veramente la maggior parte, ma tantissimi di voi che guardano i miei video non sono iscritti, quindi rimediate subito, rimedia subito, pigia quel bottone per favore, lasciate un mi piace, per me è importantissimo, a te non costa niente. E se vuoi essere seguito da me nel coaching online, che se non mi conosci sono una coach, ma se non mi conosci guarda altri miei video, così impari a conoscermi. E se vuoi essere seguito da me o dal mio coach che mi ha fatto fare tutti questi PR, trovi il link qua sotto di Improve by Strength, il form per il coaching online, per essere seguito o seguita da dei veri professionisti dell'allenamento. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi lascio alle reazioni. One eternity later. Ah, fanculo! Fanculo, 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 fanculo. No, cazzo, fanculo! Fanculo, porca troia. One eternity later. Che palle.